E ciao a tutti ragazzi! Eccoci in un nuovo episodio di Black Desert Online insieme alla sottoscritta Chloe, a Darko Ehi! e a Lara Padawan. Oui. Oggi siamo arrivati finalmente alla città di Eidel, la città dove noi consigliamo di costruirsi la casa e mettere tutto il e occuparsi del magazzino e tenere anche tutti i cavalli, tutti qua, Tutto qua. Infatti tutto qua. il mio cavallo è lontano, ma vabbè. Insomma, città di la Main City. Esatto. Oggi dedicheremo questa puntata, anche se siamo ancora in veste di piratesse, ci accingeremo a mostrare le nostre case e a scegliere una casa per Lara. Esatto, quindi vi mostriamo le nostre case e così saprà decidere. Perché adesso vi faccio fare una prova. Lara, prema M e M. clicca due volte sull'icona del castello, quella blu al centro della città. Io Una volta. Ok, clicco due volte, prova. Una volta. una volta. Fatto, Quando ci sei, dimmelo. sì. Ora, vedi tutte quelle casette grigie e Sì. blu e robe varie? Sì. Quelle sono tutte case che si possono acquistare, quindi girarle tutte è un bel problema. Però ci dirai un po' i tuoi gusti e faremo da personal house planner. Vabbè. Tipo quei programmi che fanno Io vedere, no? voglio Di... un open space. Sì, compro casa disperatamente. Vendo casa disperatamente. Allora, le case in questo gioco si prendono Con con i punti che vedi nell'ultima barra sotto vicino al livello. contribution point, giusto? Con questa qua, di contribution point. Lara, quanti ne hai di contribution point? No, scusate un attimo, in Allora, basso dove? in alto a sinistra dove c'è il livello, sulla destra, a sinistra, sempre sulla sinistra, dovresti avere il tre barrette co più corte, no? Tre barrette più corte. Con delle icone, una con le armi, una con Tipo il... skill point, energy, contribution point. No, non le vedo. Non le vedo, Proprio di ragazzi. fianco al livello. Vedi dove c'è scritto Ma livello in alto a aspetta, ma sinistra? in alto a destra? In In alto a sinistra. alto a sinistra. C'è il livello 18, Sì, livello 18, ok. sì. Alla destra del livello 18 cos'hai? Contribution point. Perfetto, quanti Esatto. ne hai? 3 su 3. Una cacca. Abbiamo un Ragazzi, senza piccolo parole. problema di percorso. Allora, Sono troppo pochi. forse tre ti bastano per una casa. Forse. Adesso comunque facciamoli fargli vedere le case e poi vediamo se può, perché anche lì No, vabbè, dovremmo. ma se mi devo prendere una catapecchia, aspetto, cioè. C'è Ma tanto problema. puoi prenderle e poi cambiarle quando ti Poi pare. sì, non spendi niente perché quei punti lì poi te li ridà quando la Ecco, vendi, i quando la togli. punti tu ne hai un tot e si accumulano facendo le quest, cioè Quest, più parlando con gli quest, NPG, più scoprendo le parli, più zone. scopri le zone, più fai E robe, me, più ma quelli te solo le 3 ne ho danno. presi, scusate, abbiamo Ma fatto un infatti è sacco di possibile. queste. Non lo Ma so. infatti mi sembra assurdo. Assurdo. Perché già tu in prima città già potevi prenderti una casa. In teoria sì. Cioè, mi sembra un'assurdità. Abbiamo Ma fatto un sicura che sacco di sono queste. 3? Non è Sì, che è 3 su 3. 33? No, 3 su 3, oh. 3 su Perché 3. io ne ho 33, sono pochi. Allora c'è 3 barra 3, è 3 su 3. Sì, è 3 su 3. Cioè, proprio non si C'è un scappa. problemino perché mi sa che già solo questa mi sembra che costa 5. Eh sì. Quindi alla fine già solo 5 gli basterebbero. Sì, se arrivasse a 5 sì. E però non... Dovremmo vedere Sì, però se... scusate, perché è 3 su 3? Cioè, se mi dà 3 su 3, Perché per vuol adesso è quel dire... limite lì. Poi più mano più vai avanti, più aumenta. Poi Sì. diventa tipo 4 Ah, su 4, vabbè. 5 su 5 e via Sì. dicendo. E Tipo allora tu vedi... vediamo se c'è qualcosa sui 3. Piglierò la catapecchia, che vedevo dire. Dai, per adesso Poi la andiamoci catapecchia, no? 4 di 4. 1? No, aspetta, scherzavo. Ah, 1. Bene. Perfetto. Beh, Messo... così sarà meno difficile trovare una casa per Lara. Sì, in teoria È sì. come se tu fossi un miliardario, è più difficile trovare una casa. Invece, se sei un poveraccio, la Ecco, una scelta già bettola. si riduce sul Ecco. prezzo. Esatto. Allora andiamo alla bettola. Comunque, Messo appunto, non ti Mark. preoccupare, nel senso che man mano che tu poi puoi cambiare casa e i punti te li ridanno. Esatto.
Ok. Adesso vediamo com'è. Ok, perfetto. Dai, speriamo che almeno sia carino. Vediamo, Darko, hai messo un po' a posto. Io prima ho messo a posto. Ah, ma aspetta, andiamo prima a vedere la sua, visto che è l'unica che possiamo, almeno vediamo com'è la sua estetica. Infatti, vediamo un po' la casa, l'unica casa che può prendere la nostra povera Lara. Com'è, in che punto è di Eidel. Ma guarda che, mi sa che è questa qua. Ah, ma forse è quella che è mia. È la mia. La Clo vive in una catapecchia. Ma è bellissima la mia, possibile? Ma vediamo un po', di Freehand, sì, è la tua. Allora, Lara, pressa fai R sulla sì, ok, premi, sì. Poi vai sul Freehand. Sì. Ah, quindi vediamo la mia? Dovresti averla Clo, sì. Okay, oh, ragazzi, sì. Aspettate che apro le finestre, faccio un po' reggiare allora. È dai, non voce, è la catapecchia, Lara. Dai, ma non è una catapecchia. L'albero di Natale, Clo, ti adoro, io di Loki. Cioè, guardate, non è mica una catapecchia, è carina. Ma è bellissima. Aspetta, fammi togliere CTRL U. U. U, ecco. Poi ti puoi mettere qua. È bellissima. Poi guarda come sono acculturata bellissima. Io. Ma quanti libri che c'ha? Cioè, vedi quanti libri, perché io mi metto qua davanti al camino, in questa posizione sexy, e leggo un po' di libri. No, ma è bellissima, Clo, è stupenda. Sì, sì, ci ho messo un po' ad arredarla. Poi a Natale con l'evento ho pure tenuto l'albero. Sono molto fiera di questo albero. È bellissimo, mi piace un sacco. Poi io ecco, sta casa a Natale. Da pochi labor questa casa. Però mi piaceva perché c'è il camino, capito? Ah, poi c'è anche infatti il piano di sotto. È molto bello. E poi c'è pure il piano di sotto. Questa è la cuccia della mia bestia. Questa qua, vedi? Che carini. Poi ho messo. Ma poi è bella illuminata. Guarda i libri. I regali. E questo no, invece il piano fantastico. Sotto è un po' bruttino. Però vabbè. Non hai la badante come me che pulisce casa. Ah, vedi un pollo, di giusto che c'ho fame. E questo qui è proprio per craftare. Ah, la cucina. Ah, capito. Ma è bellissima, Clo. E lo fai un'altra cosa la cucina? Come si fa? E devi imparare, devi provare. Guardate, guarda. Devi iniziare a vedere. Hai visto che sto cucinando? Vi preparo un bel pranzetto. Ma carino. Ma come se lo mangia lei? Ma non che ce fai? Stai a mangiare, sai? Ma io non lo so. Ma cucina per noi, no? Apparecchia, fa qualcosa. Dacci due piatti. Ma vedi le salsicce appese. Come sto a venire fame veramente, ve lo dico, eh. Se famo la spaghettata di mezzanotte, che dite? Ci sta. L'ora il tiramisù poi. E poi il tiramisù che ho preparato dai, io. Sì. Davanti al camino. Molto carina, Clo. Molto proprio, mi piace proprio. Sì, poi si possono aprire le finestre, vedi, anche questa. E però... Io la vedo chiusa comunque. Pure io. Ah. Mi sa che solo tu, quella che la proprietaria può vederla. Anche questa la vedete chiusa? Sì. Oh, solo io la vedo aperta allora. Peccato. Peccato perché qui è molto bello mettersi qua a leggere, capito? Così sull'asta mi sono messa, vabbè. Davanti alla finestra aperta mi leggo un bel libro. Ai. Stupendo. Almeno questa è una casa che la Lara può permettersi. Io non mi ricordo proprio. Sì, vedi già che te la puoi permettere. Io, guarda, io potevo permettermi quello che volevo, ma ho scelto questa proprio senza neanche guardare quanto costava. Mi piaceva questa per via del camino. È bellissimo, il camino è bellissimo. Infatti, perché non tutte le case ce l'hanno, eh. Poi le ho viste molto, ne ho viste tante di case, tante. E questa era quella che più mi piaceva. Non mi piace tanto se apro la finestra, lo scenario che c'ha. La vista è brutta, sinceramente. Vabbè, tanto la vedi solo tu. Però tanto la vedo solo io. Beh, io da qua vedo la scala, l'albero e il muro, giusto? È quello che vedi? Sì. Sì, con la scaletta e il legno lì, sì. Sì, infatti è brutto come scenario. Ci sono posti che hanno delle vedute più belle, magari hanno la balconata, il balcone, e quindi si possono affacciare... Sulla strada. Dai, vado a vedere la mia, forse anche quella costa uno, adesso non lo so. Beh, quindi Lara, quella che ti puoi permettere tu è questa. Quella dove c'è la Clo. Quindi hai anche uno spunto su come arredarla. Ora, ho messo molto il marco sulla mia, andiamo a vedere la mia. Beh, ragazzi, perfetto. Io c'ho caldo, quindi me ne sto un po'... Oh, la Peppa, ma che cos'è? Me ne sto un po' a mio agio, insomma. In mutande. Camera da letto che poi arrederò, vediamo di comprarmi qualcosa. Poi abbiamo una parte sotto con un'altra entrata uscita. Meglio non farlo perché non voglio riferire. Poi sotto ancora c'è la cucina con la maid. Eccala, cornuta e marziata. Trovata l'amante di Darko. Chi è? Chi è di Chiara? Chiara si chiama, mannaggia.
a rogo. Adesso la picchio, ti faccio vedere io, maledetta. E approfitti solo perché non ho la mia armatura. Adesso vedi. Ma che sta a fare questa qua? Sta guardando casa. Un colpo di sta ghiaccio. Sta pulendo casa. Ah, sta pulendo casa. Vai via, maledetta. Oh, sì. Non ti permettere, via. Sei pure una schiava, sguattera. Eh sì, eh. Ma io la vedo lì nella... No, tu dove la vedi? Scusa, aspetta che devo seguire dalla tua visuale. Sta maledetta. Tu la vedi in mezzo al tavolo. Brava, pulisca verso il muro. Guarda la spazzatura dove la mette. Verso il muro, sta credendo. Eh sì, cioè, chiudere le tane di topi. Beh, non è male pure questa. Questa quanto costa? È quasi un open space. Oh, adesso guardo. Allora, dove siamo noi? Questa, vediamo un po'. 4, per poco. E questa può, questa qui, Lara, no, puoi 4. Uscire anche da qua. Andrò a depositare poi. Cosa fai seduta sul divano? Mi rilasso. In mudante. Deposito. Fermi, devo... Sono stanca, ho usato troppo la magia oggi. Allora, com'è che sono si stanca. Faceva per modificare casa? Perché è qualcosa di nuovo, devi mettere la tua testa di lupo. Esatto. Ecco, così poi Lara, se tu rivedi, se tu ti guardi questo video in questo punto, puoi vedere come piazzare le cose. Infatti, sì, sì. Sì. Bene, ora ho messo la testa di lupo. Dove l'hai messa? Ah, eccola là. Che bella, figa, bella. Sta testa di lupo è proprio bella. Comunque, dai, facciamo fare un giro a Lara della città e poi andiamo a fare ancora qualche missione, così almeno aumentare le robe. A proposito, più vedi, se tu vedi sulla mappa dei punti interrogativi, ti conviene parlarci, che anche quelli aumentano il... Infatti, il infatti. Contribution. Quindi cerchiamo di aumentare un po' i punti della nostra laretta, così... infatti io ho dei punti interrogativi qua dietro, mi sa. Seguiamo, andiamo a vedere con chi deve parlare. Qui? No. Questa, Lara, vieni qua un attimo. Che cosa hai visto? Questa è l'uscita della casa di Darko. Ah, è l'altra parte. La cosa figa che puoi fare, tipo cavallo. Tu ti metti qua il cavallo. Io metto il cavallo qua. Tu metti il cavallo qua e poi te la entri in casa. È questo carino di questa casa. E ti sembra una cosa proprio realistica, ti rende il gioco realistico, perché ti sembra come di avere una stalla tua personale. Esatto, a parte che qui c'è un cavallo di qualcuno. E fidati che lo fai, perché io mi metto il cavallo davanti a casa. Quando vengo in città, metto il cavallo davanti a casa mia. Mm-hmm. E poi vado dove devo andare. Esatto. Carinissimo. Fidati che ti immerge proprio sto gioco qua. Ambrì, che so che l'ha arredata bene. Ma io ho visto tutto il bagaglio. Lui gioca da tantissimo tempo, quindi ha collezionato un sacco di robe, tantissime. Tutte queste cose di Natale lui le ha ottenute rincorrendo Babbo Natale, ci ha detto. Madonna. Ne ha una marea di cose collezionabili. Anche il tappeto l'ha ricevuto a Natale. Mamma mia. Questa stanza è un po' non l'ha arredata. Con ha le messo solo l'alchimia. Poi vediamo un po' il piano di sopra. Oh mio Dio, mi sono incastrato. Ma è fighissima. È fighissima. È grande, questa è di gran casa. C'è una stanzina qua. Qua ci stanno 3000 persone. E poi vedi il terrazzo, perché... Qua c'è il terrazzino. Però se tu esci, se tu esci devi poi rientrare. Cioè te la conta come uscita. Noi che siamo sì, noi che siamo ospiti sì. Se sei proprietario entri, esci come vuoi. Cioè se tu esci poi devi riselezionare guild. Ho devi capito, rifare l'entrata come quando, come prima, insomma. Ma noi la vediamo ancora, quindi non penso. Oh, no, mi sa che dovremmo poi rifare. No, io sono rientrata. Beh, forse non è più casa sua, non è casa è più vuota. Casa sua, è una casa vuota. Bene, andiamo a vedere l'ultimo piano. Però vabbè, che ci frega. Oh, bello. L'ultimo piano è bello, lui aveva tutti i letti, aveva. Peccato che non ci stanno finestre qua, eh. No, qua no, proprio è vero. Però è bella questa, bella grande. Però, vedi, il è enorme, ha 3 piani, poi il terrazzino è bellissimo. Mazza, io avrei messo tutti bello. I tavoli alchemici nel piano sopra, che non ci sono finestre. È vero. Sta più come laboratorio. E qui vedi la piazza. Molto bello, mamma mia che panorama. E niente, uno può anche scendere da qua, penso, sì. Okay. Sì. Olè. Infatti vi vedo. Olè, via. Bene. Allora, stavamo dicendo...